La prima volta che visitai Montesole, una cresta appenninica sopra la località di Marzabotto, appena tornata a casa, fui presa dal tremore e dai brividi. Per una settimana fui costretta a letto da una febbre altissima. Avvenne circa 3 anni fa. Lo interpretai come un chiaro segno che quel luogo mi chiamava a sé. E decisi di non restare indifferente. Quando conobbi Ferruccio Laffi, il che non è difficile se si ha occasione di fermarsi a Marzabotto con qualche domanda nel cassetto, mi fu immediatamente lampante che dovevo raccogliere il suo racconto perché tutti potessero leggerlo, perché tutti potessero conoscerlo. Persi mio nonno quando avevo 6 anni. Morì sereno nel suo letto. Oggi avrebbe l'età di Ferruccio Laffi, il testimone e al tempo stesso il protagonista di questo libro. Per me, ascoltare Ferruccio ha significato trovarmi davanti un uomo generoso che ha donato la sua memoria a tutti. Un uomo come avrebbe potuto essere mio nonno, che tenendoci sulle sue ginocchia ci ha portato dentro la sua storia, la stessa che vogliamo qui anche oggi ricordare. Questo libro è dedicato a tutti coloro che, come noi, vogliono ostinatamente ricordare. Mi chiamo Ferruccio Laffi e sono un sopravvissuto. Questo libro racconta la mia storia e quella di chi era con me e non c'è più. Racconta la storia di quel 30 settembre che cambiò per sempre la mia esistenza e cancellò i miei primi 16 anni. Da allora cominciai a sopravvivere. Un solo strumento mi consente di ridare vita alla vita prima di quel giorno, i sogni. Io la notte chiudo gli occhi e sogno. Sogno di quando ero bambino e con i miei fratelli battevo il grano nell'aia. Sogno di quando in autunno, nei boschi, raccoglievamo le castagne. A volte sogno anche di quel giorno fatale e il sogno si fa incubo. Quando ho gli occhi aperti, sogno che quel giorno non ci sia mai stato. Come sarebbe stata la mia vita? E come sarebbe stata la vita della mia famiglia? Li ho persi quasi tutti quel giorno. Sento ancora le grida in tedesco, fanno parte delle sensazioni con cui convivo. Anche quando in bicicletta vengo su dall'orto con la scorta piena di pomodori e i fiori di zucchina. Appoggio la bicicletta alla recinzione del condominio e sono quelli gli attimi in cui ricordo. Istanti qualunque, quasi soprappensiero avverto una spina come quella delle more di rovo che avevo dimenticato di avere dentro di me. Si fa sentire e morde, e allora so che sono un sopravvissuto. La vita mi ha concesso di restare vivo. Il mio destino è stato diverso da quello degli altri. Potrei essere là, a sperticarlo, sepolto con la mia famiglia, e invece sono ancora qua a raccontare. Sono diventato un sopravvissuto, senza premeditarlo, senza volerlo quasi. E se la vita mi ha concesso questo, il mio compito è raccontare la mia storia, che è la storia di tutti quelli che quel giorno erano insieme a me e che poi non ci sono stati più. Il sole sorge e tramonta, ma per tutte quelle persone il 30 settembre 1944 fu l'ultima alba, l'ultimo pranzo. Non lo potevano immaginare nemmeno poche ore prima. Quanto accadde allora supera ogni immaginazione. Io vivo qui, a Marzabotto. Dalla finestra vedo i Calanchi dove trovai rifugio quel giorno. Vivo qui e faccio dei sogni. A volte sogno anche il treno che fischia, come lo vidi e lo udii la prima volta, con paura, quel treno tremendo che andava a una velocità impensabile e sbuffava con urla orrende. Sogno anche la mia Sara. Vedo ancora il suo viso dolce che mi sorride. Al mattino, quando tutti questi sogni mi abbandonano, mi ritrovo in pace.
Ciò che desidero realmente è che una notte, fra molto tempo, in uno di questi sogni, io mi possa perdere davvero, perdermici dentro, senza uscirne più. Non so quale sogno sarà a portarmi via, ma fosse anche uno qualunque, io spero di andarmene così, con la dolcezza di una fantasia. Una fantasia che riporti la vita a quello che sarebbe stato se quel giorno non fosse mai arrivato. Questa è la mia storia. Io sono un sopravvissuto.